Beh, diciamo che il tutto nasce anche da questo scambio tra studenti cinesi con i nostri liceali, e credo che sia una bella esperienza sia per i nostri studenti quando vanno in Cina, sia per gli studenti cinesi quando vengono a Lugano. C'è anche il Festival Other Movie, che la città ha deciso di patrocinare perché è un festival molto meritorio, che si inserisce perfettamente in questo ambito, assieme a Cina Cinema di Alex Chung. E quindi ecco, il tutto credo che viene molto bene in un momento in cui in fondo si ha anche un certo bisogno di aprirsi a degli scambi così lontani come possono essere quelli tra la Svizzera, il Ticino e la Cina. A me interessa il rapporto fotografia cinematografia. Io almeno da 10 anni tento di fare dei piccoli film su vari fotografi svizzeri. È un giovanissimo di Zurigo che da 10 anni viveva a Tokyo, e ogni anno lui andava in Cina a fotografare i cosiddetti migranti interni, perché ci sono più o meno 220 milioni di emigranti interni. Allora un certo momento lui mi ha detto: perché non vieni con me? E abbiamo fatto 3 viaggi, 2006, 2007 e 2008, tentando di capire questo mondo dei emigranti di Mingong all'interno della Cina. A me mi interessava questi immigranti, perché io ho fatto vari altri film sull'emigrazione. È chiaro che ho fatto dei film sull'immigrazione italiana negli anni 50 e anche nel secolo scorso quelli che sono arrivati in Svizzera. Non c'è nessun altro paese dove si spostano milioni, 100 milioni di persone di zone rurale nelle zone metropolitane. È praticamente un momento unico. Io non sono un specialista dalla Cina, io ho visto solo una frazione dalla Cina e ho portato indietro la Cina che mi ha colpito. Io non sto parlando di economia, non sto parlando di strategia, non sto parlando di geografia politica militare nel film, mi interessa sono i rapporti personali. Esperienza vissuto, i ragazzi è molto molto aperto, almeno con questi giovani, con la liceo 1, con questo scambio studenti che da quanti anni? 6 anni. 6 anni che stiamo facendo ancora. È una piattaforma impressionante perché i ragazzi sia cinese che ticinese imparano tantissimo. Perché quello che fanno i nostri ragazzi in Cina è ben diverso dal sistemarsi in un albergo e puoi prendere una guida per visitare dei luoghi. Entrano nelle case dei cinesi, vivono con i cinesi durante una settimana. Questo comporta uno sforzo di comprensione, di abitudini, di vita quotidiana, ma anche di discussioni intorno al significato della vita, per così dire. Sono estremamente importanti per loro. I genitori spesso parlano solo cinese, ma hanno una medesima condivisione emotiva di questa esperienza, tanto che se porto presso un ricordo di quei 4 viaggi che ho avuto in Cina, è che le mamme, quando devono salutare gli ospiti, piangono in Cina come a Lugano. Vuol dire che c'è una partecipazione emotiva che segna all'interno della famiglia un'esperienza del tutto particolare. Ma è un inizio a partire dal quale io posso sperare che ci sia, rispetto alle diverse realtà del mondo, un atteggiamento di apertura, una volontà di capire, per esempio, di non giudicare in principio,
di non considerarsi fondamentalmente migliori soltanto perché abbiamo una condizione molto privilegiata, che è quella che ci concede il nostro paese, condizione privilegiata a profilo economico, della sicurezza e così via. Se la missione, diciamo così, principale della formazione liceale è, riducendola ad una battuta ma che è piena di senso, aiutare i giovani a pensare meglio, tutto quello che aiuta a pensare meglio serve. E che in questo l'arte abbia una funzione fondamentale mi pare evidente. Come si dice in cinese? Watching quite là. Watching quite là. Watching quite là. Scorso abbiamo iniziato con una parte di Cinema con i documentari, i cortometraggi, con un festival di Kung Fu, che città in pratica con quale Lugano ha questi rapporti che parlava prima il sindaco, rapporti di collaborazione. Noi abbiamo cercato di far vedere quella parte artistica della Cina, perché c'è un bagaglio artistico fortissimo. Il leitmotiv del festival è Est-Ovest, quindi Other Movie è un po' ponte tra mondi e culture, un ponte artistico che unisce mondi e culture, ma è una edizione che devo dire che sta iniziando alla grande nel senso che iniziando oggi, 1° ottobre, che è festa nazionale cinese, e cerchiamo di avvicinarsi alle culture lontane anche, e quest'anno di 8 giorni di proiezioni che abbiamo a 5 posti diversi, abbiamo cercato di unire anche culture locali, nel senso che collaborazione con Città di Lugano, Comune di Massagno, Comune di Paradiso, cerchiamo di avere Lugano unita nel senso Ceresio unito. A Ticino abbiamo tantissimi, Lugano è pieno di questi eventi, ci sono festival, è pieno, però noi essendo Other Movie ormai siamo festival diversi.